Ciao ragazzi, ben ritrovati. Oggi siamo a Sant'Anna del Roero per la terza prova di XC Cup Piemonte, XC del Grappolo d'Oro. Una settimana, due video. Oh ragazzi, avete fatto un calendario troppo ristretto. Il prossimo anno devo farlo come lavoro questo, se no non riesco a fare tutti questi video. Un tracciato totalmente rinnovato rispetto agli anni scorsi, qualche single track in più, qualche salita un po' più da cross country rispetto alle classiche salite che trovavamo nelle precedenti edizioni, tutte nelle vigne. Quindi anche la XC del Grappolo d'Oro quest'anno ci offre qualche novità. Vi anticipo già che sarà un anello di circa 7 km con 280 metri di dislivello a giro. Io ho fatto 3 giri. Il giro più veloce, per quanto possa essere veloce io, l'ho fatto in 25 minuti, quindi ci aspetta un tracciato molto molto duro. Do alcune indicazioni per chi non potrà venire a provarlo, visto che domenica ci sarà già la seconda tappa di XC Cup Piemonte e la domenica successiva ci sarà questa gara qui. E il percorso, come dicevo prima, è molto duro, ma la parte più importante è la parte centrale, dove c'è una salita che è lunga 2 km a 100 circa, con 140-150 metri di dislivello. Spiana 3 volte durante questa salita per un breve tratto, ma poi si rimpenna di nuovo. Lì chi ha la gamba farà veramente la differenza. Presumo che si faranno 4 giri per le categorie open e 3 giri per le categorie master fino agli M4 compresi, credo 2 per gli M5 a salire. La gara è aperta a tutte le categorie ed è valida come top class per le categorie Open, Junior e Master. E che altro dire ragazzi, vi accompagno lungo questo giro, ci vediamo domenica 9 maggio Sant'Anna del Roero XC del Grappolo d'Oro. Mi raccomando, non mancate, perché il percorso è veramente molto molto bello. Ciao a tutti, alla prossima! Allora, come dicevo, il giro parte esattamente da qua, dove c'è scritto arrivo. Il lancio, questo qua praticamente sarebbe l'inizio del secondo giro dopo il lancio. Il lancio arriva dalla parte opposta. Chi ha già fatto questa gara negli anni scorsi, il lancio è sempre lo stesso. Si arriva da quella parte e si fa un'inversione a U su questa salita. Quindi, dicevo, il lancio di là, si sale su da questa salita, ma poi alla fine di ogni giro si fa quello che io sto facendo in questo momento. Si arriva dalla parte opposta. Allora, 7 km di anello, 280 metri circa di dislivello a giro. Impegnativo, ragazzi. Qua parte subito la prima discesa, pronti via. Discesa. Ripidino. Si passa nella vigna. Diciamo che questa prima parte è una sorta di lancio per arrivare poi nel primo single track. Per chi ha fatto le scorse edizioni si andava dall'altra parte ed è qui, è totalmente cambiato. Sto facendo questo tracciato, la prova di questo tracciato dopo un giorno di pioggia praticamente. Ha piovuto tutta la notte scorsa e ieri un pochino nel pomeriggio. A mia sorpresa il terreno è totalmente asciutto.
Io ho due copertoni completamente scorrevoli, da terra battuta proprio, visto il periodo. E devo dire che ho avuto solo un paio di difficoltà nell'ultimo single track nel bosco, che è un po' ripido e umido, c'è quella crosticina sopra che ti fa scivolare via come il sapone. Però in salita si sale bene, in discesa si scende abbastanza bene via. Questo è il primo strappetto. Fate attenzione a chi viene a provare il tracciato, perché a mio avviso qualche fettuccio, qualche cartello manca. E qui sembrerebbe che bisogna andare in su a destra, ma invece è il ritorno, quindi bisogna andare a sinistra. Questa diciamo che era la parte centrale delle vecchie edizioni, e invece adesso ce la ritroviamo pronti via. Ah, si comincia a scendere un pelo, c'è un primo single track. Stretto, guidato, quindi è inutile dire che bisogna mettersi davanti. Breve, però meglio stare davanti che dietro. Qua tutto a sinistra e via. Il terreno in gran parte è tenuto molto molto bene, c'è qualche pozzangherina qua e là, ma è normale con l'acqua che è venuta. Qua tutto a sinistra e di nuovo a sinistra. Anche questo bosco qui, se non ricordo male, nelle vecchie edizioni si faceva in senso opposto. Ma la memoria, seguire o le fettucce queste qua gialle e nere, o i cartelli bianchi con freccia rossa con scritto Roe Rocche. Come vedete nel sottobosco un po' più umido lo è. Sono tanti punti dove poter rilanciare nella prima parte. Qua tutto secco a destra e qui inizia la salita vera di questo tracciato. 2 km e 100 circa, con 140 metri di dislivello, la metà del dislivello la si fa in questa salita. A mio avviso la gara
si vince qui, in queste salite. Spiana 2/3 volte, ma non fatevi fregare perché si pensa sia finita e poi invece riparte. Ecco, qui è la prima parte dove spiana un pochino per rifiatare, ma riparte subito. Riparte subito e nello stretto, poi pronti via, c'è un murettino che da sotto si pedala sicuramente, da umido è un po' complicato. Scusa, ma non era quello il punto. Qua c'è la seconda spianata. Passa in mezzo a questo paese, come vedete agli incroci a mio avviso qualche cartello manca, e poi li troviamo un po' più avanti. Eccolo qua, qui si rimpenna. E lì, proprio dritto lì, c'è un muretto che è un po' viscido. Io non ce l'ho fatta. E via.
qui si ritorna sull'asfalto. Uno crede che la salita sia finita. E questa è la terza spianata. Giusto per dire, aumento ancora un po'. Qua si va d'intuito, mancano fettucce e cartelle. Scusami, fettucce e cartelli. Sono già annebbiato. Qua riparte l'ultimo strappetto, non ripidissimo, ma c'è. Questi sono consigli costruttivi, non critiche, perché se uno viene a provare il giro e non conosce il tracciato potrebbe anche perdersi lungo il percorso. Qua c'è diversi incroci, ma c'è una misera fettuccia lì. Ah, lì era praticamente proprio dove c'era quell'incrocio. Anche qui vedete, uno deve andare un po' ad intuito. È vero che giù di là c'era una strada un po' piena d'erba, ma qua non ci sono neanche fettuccette. Allora, qui si entra a sinistra nel single track più lungo, tutto nel bosco. È un po' umido vista la pioggia. Prima un paio di dritti l'ho fatti perché si scivola parecchio. Vediamo se riesco a guidarla meglio. Magari la prendo un po' più dolce. Non qui, qui è ancora abbastanza asciutto. E da qui in poi, che bisogna arrivare piano, girare qua, e da qui inizia un po' il ripido e scivoloso. Diciamo che se fa due giorni di sole il problema non esiste nemmeno. Compressioncina. Oh oh. Ecco, questa è la parte più viscida. Vediamo se riesco a curvare. Eccolo qua, prima sono andato dritto.
basta magari fare 2-3 giri, si toglie un po' di quella patina di umido e via. Ok, siamo, qua si rigira a destra, poi subito a sinistra. Percorso totalmente ridisegnato, quindi complimenti. Non è la tipologia di tracciato che si addice ai miei gusti, però devo dire che rispetto a 2-3 stagioni fa sono stati fatti passi avanti da gigante. Quest'altra salitina è tosta, ma abbastanza breve. Ultimo single track. Ho sbagliato linea, stavo girando a destra. È ancora un po' viscido. Ok, andiamolo piano. Questa sponda un po' più altina sarebbe meglio. E via. Per il finale si sono tenuti un'ultima salitina bella dura che non inizia qua, eh. Gira qui, questa è la parte all'inizio dove vi ho detto di fare attenzione che c'era il ritorno, e qua c'è un ultimo strappo cattivo cattivo. Questo si fa sentire, eh?
qui si entra in questo campo in contropendenza. Anche qui va un po' di intuito perché c'è il segno battuto delle altre bici. Ultima salitina e si torna all'arrivo. Comunque ragazzi, preso così non troppo alla leggera, sono 26 minuti di giro, 7 km come vi ho già detto, 2,80 di dislivello, 26 minuti di giro per, credo, la butto lì, per gli Open sarà una gara da 4 giri. Qua ce l'arrivo. Per i Master, dagli Elite Master a M4 credo 3 e dagli M5 in su 2, e qua ce l'arrivo. Grazie a tutti, se vi piace mi lasciate un like, se non vi piace guardatelo lo stesso. Ci vediamo alla prossima prova percorso. Ciao a tutti.